titolo Pille Tecnologie, un'analisi attraverso la pubblicità, può sembrare complesso. In realtà può chiarirlo un'altra domanda: quale sarà l'industry di domani che ci farà crescere di nuovo? Forse sarà il fashion, forse sarà il food, in ogni caso sarà tech food, tech fashion. Difficilmente per noi le tecnologie avranno uno sviluppo in verticale, cioè difficilmente avremo una nuova Palo Alto o una berlina europea. Le nostre industry le manterremo, le faremo crescere solo se le tecnologie le pervaderanno. Se c'è una cultura dell'innovazione, questa passa attraverso i media, attraverso la pubblicità. Per me è stato disarmante andare a vedere come sia veramente piatta la rappresentazione che la pubblicità italiana fa di uomini e donne. Ce n'è per tutti, ci sono degli stereotipi molto molto consolidati e si fa fatica a uscirne, sia nella suddivisione dei ruoli, sia nella riproposizione proprio sempre delle stesse situazioni. Siamo guardati circa 20.000 campagne, internet, tv, stampa, radio e televisione uscite nel corso del 2013 e abbiamo catalogato sulla base di quello che vedevamo delle categorie. Quello che è venuto fuori è che quando la pubblicità racconta la donna, nell'82% dei casi è un oggetto erotico seduttivo, quando racconta l'uomo nel 66% dei casi è il professionista che si guadagna il pane con le proprie capacità intellettuali. Io poi lavoro in università, insegno e vedo che i giovani di voglia di inventarsi di cose nuove ne avrebbero molta e finché studiano si vede, poi quando vanno sul mondo del lavoro vengono frenati. Ecco, questo freno viene da una paura da parte delle aziende di investire in innovazione, in creatività. Forse sono le grandi aziende, le aziende grandi che creano pubblicità o è la pubblicità che le può creare, forse è un cerchio. Allora, se è un cerchio, vuol dire che possiamo iniziare anche dalla pubblicità. Quindi, volevo condividere con voi questa consapevolezza. Noi possiamo incidere, possiamo cambiare. Ognuno di noi ha un po' di potere decisionale per cambiare tutto questo. E per andare avanti e per salire su un treno tutti insieme, che non sia inseguire le tecnologie, ma salire su un treno con la nostra cultura della bellezza, che è insita da sempre nel nostro DNA.